1613 va a fuoco il Globe Theatre di Londra. Il teatro fu totalmente distrutto, ma poi ricostruito nel giugno del 1614, questa volta con un tetto di tegole. 1620, dopo aver denunciato il fumo come pericolo per la salute, il re Giacomo I d'Inghilterra vieta la coltivazione del tabacco in Gran Bretagna. 1644, Carlo I d'Inghilterra sconfigge un distaccamento parlamentare nella battaglia di Cropetry Bridge, vicino a Bybury, nell'Oxfordshire. 1801, ha luogo il primo censimento della popolazione britannica, da cui risultarono 8.800.000 abitanti. 1855, viene pubblicato per la prima volta il quotidiano britannico Daily Telegraph. 1871, viene approvata la legge sui sindacati, conferendo per la prima volta lo status legale alle associazioni in difesa dei lavoratori. 1882, muore Joseph Aloysius Sampson, prolifico architetto inglese e inventore della carrozza Hampson, trainata da cavalli. Le sue opere architettoniche includono il municipio di Birmingham e il municipio di Lutterworth. 1905, viene istituita l'associazione automobilistica da automobilisti irritati dalle molestie della polizia e per avvertire i conducenti delle posizioni degli autovelox. 1916, il diplomatico britannico Sir Roger Casement, patriota, poeta, rivoluzionario e nazionalista irlandese, viene condannato a morte per la sua partecipazione alla rivolta di Pasqua, un tentativo di porre fine al dominio britannico in Irlanda. 1966, la Barclays Bank introduce la Barclays Card, la prima carta di credito nel Regno Unito. 1955, Lisa Clayton di Birmingham diventa la prima donna britannica a fare il giro del mondo in solitaria dall'emisfero settentrionale. 2010, la squadra di calcio inglese viene eliminata dal secondo turno della Coppa del Mondo dalla Germania, perdendo per 4-1 e subendo la peggiore sconfitta della sua storia in questa manifestazione.